2020 è stato un anno terribile di guerra per le famiglie, per le imprese abruzzesi. Sottolineo ancora il mio ringraziamento a tutti i sanitari dei nostri ospedali che sono tuttora impegnati in primo piano. È stato un anno difficile, il Consiglio regionale credo abbia dato l'esempio. Non si è mai tirato indietro, non si è mai rintanato, è stato nelle sedi istituzionali a lavorare, ha prodotto norme, secondo me, dalla grande efficacia. Dall'applicazione immediata, le distorsioni e i ritardi si stanno per via correggendo, se non si sono già completamente corretti. Abbiamo movimentato quasi 200 milioni di euro per cercare di arrivare a dare un sostegno, un incoraggiamento a tutte le categorie produttive o in difficoltà della nostra regione. Credo che l'Abruzzo possa guardare, debba guardare con speranza a questa campagna vaccinale. Come vedete non stiamo sprecando tempo, siamo tra le prime regioni a consumare le dosi che ci arrivano. Cercheremo di efficientare ancora di più, continuiamo con gli screening di massa per isolare e quindi contenere maggiormente la diffusione del virus. Dobbiamo essere molto attenti, siamo in zona gialla, più che giungere in zona arancione dobbiamo tendere alla bianca, quindi dobbiamo essere ancora tutti più responsabili. Il Consiglio regionale ovviamente cercherà di mantenere quella che secondo me è stato un grande livello di efficienza per cogliere tutti gli obiettivi di riforma, di modernizzazione e di consolidamento della nostra regione.